creazione del Signore vuol dire, prima cosa, un atto di ringraziamento e di gratitudine che noi tutti dobbiamo esprimere a voi che fate parte di questa associazione, della Polizia di Stato, quindi il legame con questa istituzione, che vuol dire per il popolo un segno di garanzia, di ordine, di servizio, soprattutto nei momenti difficili. Quindi vogliamo ringraziarvi per la vostra opera, per il vostro servizio, per la vostra dedizione. Seconda cosa, benedire vuol dire che il Signore vi guarda con occhio di predilezione. Nel vostro lavoro, ogni giorno, vi dovete misurare con la dimensione umana della società. Ma il poliziotto, la poliziotta, è una persona. E quando ha a che fare con l'automobilista, con l'uomo, la donna della strada, in ogni situazione, incontra sempre una persona. E così si costruisce l'umanità. E infine la terza cosa, alle donne e agli uomini della Polizia di Stato, ricordare loro il loro servizio, il loro impegno e un sostegno. Ed il casco, che simbolicamente oggi noi stiamo benedicendo, serve per due cose. Per la vostra incolumità, no? È un aiuto, un sostegno, vuol dire una protezione, perché voi possiate proteggere il bene sommo della nostra comunità, che è la socialità, il saper vivere insieme, che oggi, diciamocelo veramente, è diventato ancora difficile. Mentre passo a benedirvi, recitiamo insieme l'Ave Maria alla Madonna. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il figlio del tuo seno. Santa Maria. Rinnovo gli auguri a tutte le donne per la festa della mamma e auguri a voi. Fatevi un bel applauso, no? Noi cerchiamo di aiutare il prossimo, siamo vicini, cerchiamo di fare qualcosa per il territorio, cerchiamo di divertirci e anche fare l'evidenza se possibile per quello che facciamo.